Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Questo video di oggi sarà un po' differente. Qualche volta durante le lezioni mi piace giocare ad un gioco con i miei studenti. Il gioco molto probabilmente lo conoscerete in tanti e si chiama Tabù. Il gioco consiste nel consegnare delle schede alle due persone. Queste schede contengono delle parole e al di sotto di ciascuna parola ci sono altre 5 parole. Una delle due persone deve scegliere una parola e deve far indovinare questa parola all'altra persona, tenendo in conto che non è possibile utilizzare queste 5 parole che vengono riportate sotto. In questo caso non giocheremo a tabù esattamente, perché non ho qui una lista delle 5 parole, ma giocheremo ad un gioco simile. Semplicemente dovrete indovinare la parola che io sto descrivendo. Io vi darò degli indizi. Indizi sono hints, e in base a questi indizi voi proverete a capire di che cosa sto parlando. Questo esercizio non solo vi aiuterà a migliorare il vocabolario, bensì a migliorare anche le capacità d'ascolto. Voglio che questi video siano brevi, dunque cercherò di mantenere la descrizione in una fascia di tempo che varia dal 1 minuto ai 3 minuti. Siete pronti per iniziare? Cominciamo! Questo è un oggetto che si può trovare facilmente in una casa. Ad ogni modo, si può trovare anche in altri spazi. Si può trovare in uno studio medico, si può trovare in un ufficio, si può trovare in tanti altri posti. Però una persona, pensando a questo oggetto, pensa come primo posto alla casa. È un oggetto che si trova molto spesso nel salotto, anche se in alcuni casi si può trovare anche nella camera da letto. Quando si trova nella camera da letto, solitamente è un po' più piccolo rispetto a quando si trova nel salotto. Forse qui qualcuno di voi ha iniziato a capire di che cosa sto parlando. Piccola parentesi che mi sono dimenticata di dire prima: scrivete nei commenti in quale minuto del video avete indovinato la parola. Sono curiosa di vedere se l'avete indovinata all'inizio, a metà o alla fine. Torniamo alla nostra descrizione. È un oggetto che molto spesso è imbottito proprio perché deve garantire una comodità. Può essere di diversi tipi. Può essere un po' più rigido o un po' più morbido. Dipende dalle preferenze. Ad alcune persone piace avere questo oggetto in pelle. Inoltre, questo oggetto può avere differenti forme. Un esempio è la forma ad L. Ad L, proprio come la lettera L. Nel mio caso, questo oggetto si può anche trasformare in un letto. E penso che con questa informazione molti di voi abbiano capito la parola. Vi do un ultimo indizio: al di sopra di questo oggetto, molto spesso ci sono dei cuscini. Penso che adesso abbiate finalmente capito la parola. La parola in questione è il divano. Secondo me la maggior parte di voi ha indovinato la parola molto presto, quindi complimenti se l'avete indovinata. Spero che abbiate imparato nuovi vocaboli con questo video e che abbiate praticato un po' di ascolto. Fatemi sapere in quale minuto avete indovinato la parola e fatemi sapere se questo video vi piace, così ne farò altri. Se questo breve gioco vi è piaciuto, mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo molto presto con un altro video. A presto!